ad associazioni sportive, scuole e enti di vario genere, e abbiamo così restituito quelle che sono le eccedenze dei nostri stipendi con un prezioso salvavita che adesso è a disposizione di tutti i cittadini toscani. Questo è il senso della nostra restituzione, non donazione, come spesso sentiamo dire. Noi ci teniamo a sottolineare che questi sono soldi dei cittadini e i cittadini devono tornare. E ogni anno scegliamo un modo differente per restituire ai cittadini quello che spetta loro. E in un anno abbiamo messo da parte altri 120.000 euro all'incirca. E il 4 maggio abbiamo chiesto agli iscritti al portale del Movimento 5 Stelle di scegliere tra 5 possibili destinazioni per questa cifra. Abbiamo scelto tra le priorità che secondo noi erano più all'attenzione della Regione Toscana: l'edilizia scolastica, la manutenzione delle strade provinciali, gli assegni di ricerca universitari, la tutela e valorizzazione dei beni monumentali e il fondo dell'autorità per la partecipazione. I 2.000 iscritti hanno deciso per l'edilizia scolastica, che è sicuramente una delle maggiori criticità della nostra regione. E con questa cifra appunto andremo a scegliere qualcuno che potrà beneficiare di questi 120.000 euro. E adesso lascio a Giacomo Giannarelli di spiegare come mai questa scelta e soprattutto lo stato dell'arte dell'edilizia scolastica toscana. Buona giornata a tutti. Circa un anno fa ho lanciato l'iniziativa con il gruppo regionale SOS Edilizia Scolastica e io personalmente ho fatto decine e decine di sopralluoghi nelle scuole della nostra regione e purtroppo vi devo confermare che anche nella nostra regione c'è una vera e propria emergenza dell'edilizia scolastica. Oltre l'80% degli edifici scolastici non sono a norma antisismica e circa la metà non ha i certificati antincendio. Pensate che ancora oggi nel nord della Toscana, nelle zone periferiche, ma particolarmente nella parte alta della Toscana e nella Lunigiana, ci sono studenti del comune di Aulla che fanno lezione ancora oggi nei container. Questa è una situazione intollerabile. Pensate che abbiamo fatto diversi atti all'interno della regione per stimolare istituzione regionale ad occuparsi di questo tema, sono sempre stati rimbalzati dallo schieramento del Partito Democratico che nel piano regionale di sviluppo ha confermato il suo disinteresse per questa priorità del nostro paese e della nostra regione. All'interno del piano regionale di sviluppo ci sono 0 euro per l'edilizia scolastica. Grazie alla nostra iniziativa noi oggi vi comunichiamo almeno 2 successi, uno di principio che è tutto politico. Grazie alle nostre pressioni, grazie a questi sopralluoghi, abbiamo impegnato la Regione Toscana ad occuparsi dell'edilizia scolastica perché anche la Regione deve fare la sua parte, ha una stretta competenza nell'anagrafe dell'edilizia scolastica e ha una stretta competenza nel ruolo di coordinatore delle esigenze dei territori, delle amministrazioni decentrate della nostra Regione. Fino ad oggi tutto questo non è mai stato fatto, anche con i vari piani triennali di intervento sempre rimandati, anche l'ultimo siamo in estremo ritardo. E l'altro grande successo è un successo proprio concreto, è che oggi siamo qua a mettere sul tavolo 120.000 euro, sono soldi veri che escono dal taglio delle nostre indennità ed è qua che lanciamo una grande sfida in particolar modo ai sindaci del PD, perché di questo si tratta, questi anni si sono scordati di queste priorità, noi oggi mettiamo sul piatto 120.000 euro e chiediamo a tutti i dirigenti scolastici di avanzare delle manifestazioni di interesse per accedere a questo fondo, a questo importante sostegno concreto, economico, per risollevare con un piccolo gesto, ovviamente non diamo una bacchetta magica, non sono i soldi necessari, sarebbero molti di più, ma dobbiamo dare l'esempio, e quindi oggi chiediamo a tutti i dirigenti scolastici delle scuole della nostra regione di farsi avanti e chiedere di accedere a questo importante sostegno economico. Grazie. Grazie a tutti, ricapitolando, allora dopo il voto online noi abbiamo, ci siamo subito attivati per rendere diciamo, questo nostro mandato fattibile, quindi di dare questi 120.000 euro all'emergenza edilizia scolastica. Quindi abbiamo contattato telefonicamente tutte le province, quindi gli organi, gli uffici preposti a questo compito e abbiamo ricevuto anche un ritorno positivo, cioè c'era molto entusiasmo in questo ricevimento. Ecco, però ad oggi, a 2 mesi di distanza, non c'è arrivata nessuna risposta da questi funzionari all'interno delle province. Quindi
Oggi noi apriamo questa richiesta ai dirigenti scolastici di tutta la Toscana che da oggi potranno consultare sul nostro sito www.movimento5stelletoscana.it. All'interno ci sarà una pagina apposita che si chiama Restitution Obiettivo Scuola Sicura e potrete lì come dirigente dichiarare innanzitutto assieme ai propri dati la disponibilità a ricevere 120.000 euro restituiti da liberi cittadini all'interno delle istituzioni e anche di capire a quale intervento riterete opportuno ed emergenziale dedicare questi 120.000 euro. Quindi noi raccoglieremo le richieste e al sito fino al 20 agosto del 2017. Quindi io lascio la parola adesso a Andrea Quartini. Intanto grazie a tutti di essere qui. Io credo che vada sottolineato soprattutto il fatto che a noi preme la coerenza e non la pubblicità. Questa è una cosa fondamentale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che chiediamo ai dirigenti scolastici di farsi avanti senza pregiudizi. Questa è una cosa che abbiamo in qualche modo rivendicato anche quando abbiamo fatto la istituzione con i defibrillatori. Ci siamo messi a disposizione per togliere qualunque tipo di criticità del Movimento 5 Stelle. Quindi niente pregiudizi, siamo a disposizione in maniera assolutamente gratuita dal punto di vista pubblicitario perché ci interessa la coerenza. Questa coerenza ci interessa anche nel contesto della tutela della salute pubblica. Quindi bonificare le scuole, renderle più fruibili da un punto di vista di salute è la cosa che ci interessa di più. Tanto per dare un'idea, nella sola provincia di Firenze abbiamo 106 scuole che contengono amianto. Nella sola città di Firenze 11 scuole ancora sono contaminate da amianto e da anni rivendichiamo che debbano essere assolutamente bonificate. Quindi ci aspettiamo davvero una manifestazione di interesse da parte dei dirigenti scolastici per poter pensare davvero al benessere collettivo, che non è il benessere solo degli studenti, ma di tutti gli operatori che lavorano all'interno della scuola, dai custodi ai professori, ai tecnici e allo stesso dirigente scolastico. Quindi in questo senso l'invito è manifestate il vostro interesse perché questi soldi sono a disposizione semplicemente perché sono vostri e non nostri. Noi non facciamo donazioni, facciamo restituzioni, cioè restituiamo quello che i privilegi della politica spesso, più delle volte, come dire, vengono mantenuti dai politici stessi. Noi facciamo un altro tipo di operazione. Quindi ci aspettiamo davvero delle manifestazioni di interesse senza pregiudizi, senza discriminazioni e questa assegno da 120.000 euro ne è la riprova e ad oggi è assolutamente a disposizione. Abbiamo con noi anche il futuro sindaco di Carrara perché anche lui aderisce a questa manifestazione della restituzione, a cui cedo la parola per un suo commento. Grazie. Tra l'altro il sottoscritto è anche insegnante di scuola media, quindi direttamente coinvolto in quella che è la situazione dell'edilizia scolastica in Toscana, ora nel mio caso a Carrara, ma in Toscana in generale. Mi stupisco di come sia il livello regionale che il livello locale si sia così disinteressato di quella che è la situazione dell'edilizia scolastica. Non dimentichiamoci che la scuola rappresenta il futuro del paese, dovunque si trovi e in qualunque condizione si trovi. Purtroppo noi insegnanti ci troviamo tutti i giorni a confrontarci con quelle che sono le difficoltà delle scuole. E quindi da candidato sindaco invito tutti i sindaci della Toscana a fare in modo che riescano a trovare nei loro bilanci quei tagli, quelle spese inutili che possono servire ad aiutare a sistemare quella che è l'edilizia scolastica, perché le scuole veramente sono grossissime.
cambiare strada, di dare alla scuola la dignità di cui ha bisogno e di cui ha necessità, non solo per la scuola in se stessa, ma anche per il futuro del Paese. Grazie, Francesco De Pasquale. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a tutti di essere qui. Questo, come ho ribadito più volte, è un modo di gestire la cosa pubblica, un'idea di paese, non è solo una semplice restituzione, come la chiamavano giustamente i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle qui in Toscana, ma è l'idea di paese che vogliamo realizzare al governo delle città, delle regioni e delle nazioni. Il nostro obiettivo è questo, prenderci cura delle tasse dei cittadini, del modo in cui si spendono le tasse che ogni giorno i cittadini pagano in questo paese, tasse che finiscono anche per pagare gli stipendi ai politici, ma molto spesso finiscono in gare d'appalto gonfiate, finiscono in affidamenti diretti, finiscono in una sanità che è il bancomat della politica, finiscono in una serie di consulenze esterne che non servono perché abbiamo tutte le competenze interne per gestirle. La macchina pubblica è stata e purtroppo lo sarà ancora per un po' il bancomat della politica italiana. I cittadini italiani con le loro tasse hanno finanziato la carriera politica di loschi individui che partivano dai consigli di municipio, arrivavano in Parlamento e la loro coerenza è sempre stata quella di prendere più soldi possibili e votare le peggiori leggi o provvedimenti per i cittadini italiani. La nostra idea di paese passa esattamente per l'opposto. Cominciamo ad eliminare le spese più amate dai politici e più odiate dagli italiani. E dove possiamo lo cominciamo a fare all'opposizione. Io non credo che Francesco De Pasquale avrà bisogno di questi fondi al comune di Carrara, perché i nostri sindaci in questi anni hanno sempre tagliato le spese inutili. Non c'è un solo comune del Movimento 5 Stelle dove il debito sia aumentato, anzi è sempre diminuito. Chi governa i comuni 5 Stelle da almeno 4 anni ha ridotto il debito in media del 50% da almeno 4 anni. In tutti i comuni dove siamo arrivati abbiamo dovuto risanare buchi di bilancio che conosceva e che voi conoscete bene chi li abbia creati in questi anni. E anche Carrara non sarà da meno, dovremo mettere in moto il metodo 5 Stelle per risanare il bilancio, tagliare le spese inutili e investire nelle priorità. E l'evento di oggi è importante, a questo evento la presenza di Francesco De Pasquale, perché ai suoi cittadini, quando dice io entrerò in comune, aprirò i bilanci, taglierò le spese inutili e comincerò a risanarlo e a investire nei servizi essenziali, potrà dire ai suoi concittadini questa cosa con la credibilità di un gruppo regionale, di un gruppo parlamentare a Roma che ha sempre tagliato le spese inutili del proprio gruppo e le ha investite in opere che servivano ad aiutare i cittadini. Ha una valenza farlo qui a Firenze oggi, proprio mentre al Senato della Repubblica gli scagnozzi di Matteo Renzi stanno provando a far saltare le mozioni Consip, implorando il Presidente del Senato di non farle dissolvere. Qui è iniziato tutto, il giglio magico è nato qui e le mozioni Consip rischiano di diventare la tomba politica del giglio magico di Matteo Renzi. L'inchiesta Consip è stata e sarà la più grande grana di Matteo Renzi, per quanto lui provi a minimizzarla con le teorie del complotto. E lo dimostra il fatto che in questo momento Zanda, capogruppo al PD, con tutti gli uomini di Matteo Renzi, stanno provando a non far discutere le mozioni Consip al Senato della Repubblica. Mozioni che, ricordo, sono atti non vincolanti. Questi ormai hanno paura anche di discutere atti che non sono neanche vincolanti al Senato della Repubblica. E quello che voglio dire è che queste due idee di paese, mai come in questo momento, sono totalmente distanti. La nostra idea, che ancora una volta presentiamo a voi qui a Firenze, e la loro idea, che è nata qui a Firenze e che in questo momento sta dando gli ultimi colpi di coda al Senato della Repubblica, prima della fine di questa legislatura e del tramonto dell'era renziana. E allora i ballottaggi di domenica, anche qui in Toscana, e in particolare io parlo di Carrara, non c'è da votare tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle, come ad Asti non c'è da votare tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Qui c'è da capire dove vogliamo portare questo paese e se vogliamo cogliere un'opportunità.
L'opportunità è quella di liberarci di gente che era partita come qui, Matteo Renzi e i suoi, da questa città dicendo andremo a Roma e cambieremo tutto, sburocratizzeremo, toglieremo il potere alle lobby, rilanceremo il paese, aiuteremo le imprese, e poi alla fine sono stati pescati con le mani in pasta nelle banche, nelle inchieste sulla più grande stazione appaltante d'Italia. Li abbiamo colti con le mani in pasta addirittura con i Rolex. Non se ne è parlato per nulla, il sottosegretario di governo che riceve un Rolex in regalo e si dimette. Questa roba qui oggi è la misura di come sia fallita quell'idea, quel modo di pensare, che in realtà è stata una frode ai cittadini. Il razzismo è stata una truffa ai cittadini italiani, principalmente ai cittadini di questa regione. Quindi noi, quando pensiamo alle elezioni comunali di domenica, non pensiamo a battere qualcuno, noi pensiamo a portare nelle istituzioni un metodo di governo che avrà tutte le difficoltà del caso, che sarà sicuramente un metodo che per realizzarlo avrà bisogno di qualche anno, che avrà bisogno di tantissimo impegno da parte di tutti i cittadini. Faremo magari anche degli errori in buona fede, vorrà dire che chiederemo scusa e ricominceremo a lavorare, ma di certo da qualche parte bisogna pure iniziare, perché questi prodotti scaduti o contraffatti, come li abbiamo visti in questi anni, non ne possiamo più. Quindi ho tenuto a partecipare a questo evento di stamattina, a questo Restitution Day, a cui partecipo sempre volentieri, perché anche oggi il farlo qui e portare avanti con coerenza, dopo un anno, di nuovo, quello che avevamo promesso in campagna elettorale, farà la differenza per forza in futuro, sia alle elezioni comunali, sia alle elezioni regionali del futuro e alle elezioni politiche. Farà sempre la differenza. Voi conoscete bene il nostro cronoprogramma, adesso ci saranno i ballottaggi domenica, per fine luglio chiuderemo il programma di governo 5 Stelle per la Nazione, a fine settembre faremo l'elezione, indiremo l'elezione e eleggeremo il candidato Presidente del Consiglio dei Ministri. Nei mesi successivi conoscerete i nostri candidati ministri prima delle elezioni politiche, quindi la squadra di governo sarà rappresentata prima delle elezioni politiche. Il 5 novembre intanto ci saranno le elezioni regionali siciliane e poi tutti insieme andremo appunto verso le elezioni politiche della primavera, vedremo inverno primavera del 2018, per cercare di mandare a casa questo modo di fare, che prima di tutto si fonda sull'arroganza. Neanche la discussione al Senato della Repubblica più possibile se Renzi non lo vuole. E in questo momento io mi auguro che il Presidente del Senato non ceda a queste richieste fittizie, perché colui che è stato assessore alla sanità in questa regione e che oggi è il principale bersaglio dei renziani, che è Macroni, è la persona che in questo momento tutti dicono che non sia più in Consip, quando è ancora in Consip, e per questo, con questa tesi, vogliono far saltare le mozioni. Io invece credo che debbano avere il coraggio, almeno come ultimo atto della loro storia politica, debbano avere il coraggio di farci discutere delle loro malefatte al Senato della Repubblica, perché la paura che stanno dimostrando nel discutere atti così semplici e così banali dimostra che nell'affare Consip non c'è qualcosa di piccolo, ma c'è la storia politica dell'intero Giglio Magico, e sotto questo macigno rischia di morire il Giglio Magico e la carriera politica di Matteo Renzi. E noi oggi siamo orgogliosi di stare qui a fare altro, a raccontarvi che abbiamo tagliato i nostri stipendi e che li stiamo investendo in edilizia scolastica. Io mi ricordo, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, che come suo primo atto parlò di scuola, forse perché seguiva il programma di House of Cards da cui prendeva spunto, non lo so. In ogni caso, come al solito, sono state solo chiacchiere, perché anche sull'edilizia scolastica non ha fatto nulla. Noi diamo un piccolo contributo, per carità, non vi stiamo dicendo che cambieremo il volto dell'edilizia scolastica in regione, diamo un piccolo contributo dimostrando però che al governo di questa regione possiamo fare molto di più, se vorrete, se vorranno i cittadini toscani. Grazie. Se ci sono domande? Prego. Vicepresidente Di Maio, sono Carlo Andrea Poli dell'Agenzia Lite. In realtà è una domanda, la volevo informare che il Presidente Grasso ha comunicato che non cambierà l'ordine del giorno e quindi si passerà al discorso di mozioni. Deve essere uscita adesso proprio questa. Sì, esatto, volevo un attimo capire la sua reazione in merito
e quindi anche come si comporterà. Vuol dire che ci sarà la discussione, c'è la discussione sulle emozioni, su questo, sì. E di questo siamo contenti. Ma la loro paura resta, perché hanno provato tutta la mattina a evitare che succedesse, tanto è vero che Zanda ha scritto una lettera al Presidente del Senato chiedendogli di rinviare la discussione, quindi quello che dicevo vale ancora. Prego, se ci sono altre domande. Prego. Come la pensa innanzitutto lei, come sono più storico personalmente, quando parlava la sua idea, e poi non crede che forse, ho visto appunto la notizia ultima di far votare appunto il blog, sia un po' uno strumento superato dal punto di vista della democrazia partecipativa, visto che spesso non fa altro che ratificare quello che è stato subito dall'altro? Ma la posizione sullo Ius Soli del Movimento 5 Stelle è sempre la stessa, è quella di uno Ius Soli che rientra, lo Ius Soli, che poi voglio dire una cosa, insomma, noi parliamo di Ius Soli in questo momento. Premetto che la campagna delle amministrative non si dovrebbe fare strumentalizzando questo tema, la campagna delle elezioni amministrative si dovrebbe fare su acqua pubblica, trasporti, viabilità, rifiuti, sui temi che sono di competenza dei comuni, ma lasciamo perdere. Li conosciamo e sappiamo come gestiscono le campagne elettorali quelli del PD, lanciando questi temi senza che il Senato ne stia discutendo. Il Senato della Repubblica sta facendo altro, ma in questi giorni sembra che si stia votando lo Ius Soli al Senato. Detto questo, la nostra posizione sullo Ius Soli, come sulla modifica del regolamento di Dublino 3, come sulla questione del diritto d'asilo, fa parte, è sostanzialmente quella di tenere questi provvedimenti in un unico pacchetto che riguarda l'accoglienza, l'integrazione e l'immigrazione e portarli in sede europea. Quindi la nostra posizione è stata ed è questa dal 2003, questo sul regolamento, perché stiamo parlando di cittadini italiani, che diventano cittadini europei, competenza italiana. Questo attualmente la nostra posizione in sede europea, di portarla in sede europea. Innanzitutto significa che io nasco qui e sono cittadino italiano. Noi ma dopo intendo di accedere cittadini europei e questo significa che sta creando l'Unione Europea. Buongiorno, è sempre stato Matteo Renzi è un sabotatore. Sono per colpire tutti quelli che sono spregiudicati per raggiungere le proprie obiettive, ogni suo avversario. E i suoi avversari in questi anni sono stati principalmente fatti da parte di Sergio, un governo Gentiloni lo può sembrare sempre al nuovo governo, perché l'obiettivo è sempre quello di sembrare più scarso, deve fare in modo che quelli che appaiano più scarsi di tutti. Questo è il punto fondamentale. E la cosa di Verdini è questo. Lui ha provato perché di lui, però io dico chi è più bravo, tanto tra Letta, Renzi e Gentiloni e quelli di prima. La vera discussione è che mentre loro si combattono queste guerre pubblica, e ancora di più i cittadini, loro sono i dati di indebolimento delle istituzioni, le loro guerre, però italiani. È lo spettacolo un pubblica. Noi siamo al tramonto della Seconda Repubblica e questi signori, come al tramonto i giorni delle amministrative, il primo turno non è stato molto favorevole per voi. In questi 15 giorni avete ragionato su che cosa avete sbagliato, cosa vi aspettate da questo secondo turno? Sicuramente ci aspettavamo più ballottaggi, lo dico chiaramente, ma è anche chiaro che noi abbiamo un comportamento delle nostre liste sul territorio che è completamente differente dal consenso nazionale. A livello locale, da una parte siamo stati vittima della compagine di liste civiche che ha provato a portare a utilizzare le liste civiche come serbatoi di voti. Magari ci fossero tutte queste liste civiche, questo civismo come è stato ribattezzato, magari questa gente noi non la vediamo più dal giorno dopo il primo turno delle elezioni comunali. Quindi il vero problema è stato che drenare voti, a volte nascondendo il proprio simbolo, tant'è vero che pure il PD si è presentato in meno comuni di noi.
Oggi stiamo facendo una cosa in questo turno di ballottaggi: portare sui palchi i nostri sindaci che governano da almeno 3-4 anni e fargli raccontare che cosa stanno realizzando nei loro comuni, perché è molto importante anche non far passare il messaggio, perché non è vero, che non siamo in grado di amministrare i comuni. I nostri sindaci il primo anno vivono ovviamente le più grandi difficoltà. Immagino Francesco quando dovrà cominciare ad affrontare i 130 milioni di euro di debito del comune di Carrara. Però una volta che hai messo la barca sulla rotta giusta e hai scongiurato che vada a sbattere contro gli sfogli, allora a quel punto puoi cominciare a rimettere in moto i servizi pubblici, puoi cominciare a creare il programma. Quindi sicuramente in questo secondo turno stiamo provando a comunicare il più possibile i risultati ottenuti dai nostri comuni, perché sono tanti, e soprattutto in ogni comune i nostri sindaci cercano di dare il massimo per abbassare le tasse comunali, garantire i servizi e ridurre il debito. La costante dei nostri sindaci è che si ritrovano o i comuni o le partecipate molto indebitate, e questo è il lavoro che vogliamo portare avanti. Prego, se ce n'è un'altra, poi andiamo. Il candidato sindaco di Catania si riferisce appunto al programma, no? Uno dei problemi maggiori è la sicurezza nei cantieri. Questo e l'altra invece è no, una delle problematiche che ci sono lì, cosa farà se lei diventa sindaco? Allora, inserire la sicurezza dei lavoratori, anche dirlo alle aziende, criminalità nel senso concessioni provvisorie, che purtroppo Carrara ancora oggi solo il 10% delle case, tutte le altre sono concessioni di antica memoria e incompatibili con quella che è la moderna coltivazione delle case. Quindi la nostra intenzione è quella di inserire delle criminalità per quelle aziende che si impegnano di ridurre il rischio. Discorso, purtroppo assistiamo ancora oggi allucinato per cui il comune è creditore nei confronti di tante aziende di milioni di euro. Non è accettabile che oggi il comune non incassi questi soldi e non provveda a caducare i concessionari. Purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione che ancora di stampo verrebbe da dire medievale, se non fosse che risale all'epoca dei principati, perché purtroppo a Carrara siamo ancora a questa epoca pre-napoleonica, pre-rivoluzione.